La Disney Pixar non va confusa con la Disney. Si tratta di due case di produzione completamente separate. Per quanto la Pixar dipenda dalla Disney, fa le cose decisamente per conto suo. Questo elenco, come tutti quelli precedenti, cerca di non fare alcun tipo di spoiler e quindi evito di parlare di sequel, prequel o altro del genere in modo da evitare in ogni modo degli spoiler, ok? Toy Story, il mondo dei giocattoli, film del 1995 creato per la primissima volta completamente a computer. Andy è un bambino come qualsiasi altro e passa i pomeriggi con i suoi giocattoli. Il suo preferito è Woody, un cowboy. Tutti i suoi giocattoli, infatti, per quanto non abbiano un vero rapporto fra di loro e arrivino probabilmente da marchi e occasioni completamente diverse, finiscono per essere i personaggi di incredibili storie ambientate nel vecchio West. Tutto cambia però quando arriva un nuovo giocattolo, un giocattolo ipertecnologico, che arriva direttamente dallo spazio, Buzz Lightyear. I vecchi giocattoli sono pronti a fare amicizia con il nuovo arrivato, ma Woody no, e così inizia ad attuare un piano per riuscire a liberarsi dell'intruso nuovo arrivato e riottenere finalmente l'amore di Andy. Mettere se stessi da parte significa rinunciare all'amore di Andy. Mettere Buzz Lightyear da parte significa rinunciare alla felicità di Andy. In questa colonia di formiche abbiamo un vero problema. Gran parte del raccolto di ogni anno che serve alle formiche per resistere durante l'inverno viene ceduto alle cavallette, che si impongono sulle operaie per poter riposare tutta l'estate. E quando una singola formica, cioè Flick, è responsabile della perdita di tutto il raccolto, ecco che viene esiliata. E le formiche in un terzo del tempo dovranno riuscire a recuperare il doppio del cibo. Una situazione del genere non va assolutamente bene, e così sarà Flick a cercare di trovare una soluzione per liberarsi finalmente delle cavallette. Monster & Co. 2001. Tutti i bambini conoscono perfettamente i mostri che vivono all'interno degli armadi o sotto i letti, ma non tutti sanno per quale motivo questi mostri debbano avere tutto questo interesse a spaventare i bambini. La risposta è molto semplice: perché le urla dei bambini sono la fonte di energia principale del loro mondo. I mostri sono costretti a spaventare i bambini per riuscire a produrre energia e a poter mantenere la propria società. Al tempo stesso, però, vige una regola molto ferrea: i bambini non vanno toccati, sono pericolosi per i mostri, sono la cosa che i mostri temono di più al mondo, tant'è vero che basta sfiorare un oggetto toccato da un bambino per essere contagiati e contaminati a vita. Ma i veri problemi arrivano quando, per errore, una bambina riesce a fuggire dal mondo degli umani ed entrare nel mondo dei mostri, scatenando il panico nella popolazione. Gli unici operai a saperlo mettono a rischio la loro vita per riuscire a proteggerla. Quella bambina va riportata nel suo mondo. Alla ricerca di Nemo. È bello vedere una dolce famiglia di pesci pagliaccio costruire finalmente la propria casa e avere finalmente dei propri cuccioli. Ma non sempre le cose possono andare bene. Ed ecco che di tutta la cucciolata c'è un solo sopravvissuto. Marlin vive nel terrore che il proprio figlio Nemo, nato tra l'altro disabile, possa fare la stessa fine della madre. E lo protegge per tutta la vita da ogni possibile pericolo. Ma sappiamo benissimo che proteggere i bambini dal pericolo è impossibile. E alla prima occasione, anche a Nemo capiterà qualcosa di terribile. E qui il padre inizierà il viaggio più epico che un pesce possa fare, attraverso tutta la barriera corallina australiana per riuscire a recuperare il proprio amato figlio. Uccelli pescivori, pesci carnivori vegetariani. La vita di un pesce non deve essere molto facile, ma il principale nemico è senza dubbio l'uomo. O meglio, una piccola bambina. Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, 2004. Da secoli i supereroi proteggono i comuni mortali dai supercattivi. E tutti amano i supereroi. Diventano delle vere e proprie star che salvano la popolazione in più occasioni, in più modi. Che si tratti di piccoli problemi o di problemi insormontabili. Ma non tutti vogliono essere salvati. E capita che un supereroe salvi qualcuno che si stava suicidando. La causa è terribile e i supereroi perdono. I superpoteri sono messi al bando e la famiglia di Mr. Incredible è costretta a fingere di essere una famiglia normale. Che cosa mai potrebbe andare storto? Cars, motori ruggenti. Saetta McQueen è l'automobile del momento. Tutti si aspettano che al prossimo campionato riesca a vincere la Piston Cup. E Saetta McQueen ama i suoi fan come ama essere al centro dell'attenzione. Finché? Nel trambusto della notte autostradale, Seth MacQueen va perduto e si ritrova isolato dal mondo senza poter comunicare con tutte le persone che lo stanno aspettando. Ma è incredibile come una breve vacanza possa cambiare completamente le prospettive di un'automobile. Da un lato abbiamo un mondo nuovo di automobili sempre più veloci che ti fanno arrivare prima dove vuoi andare. Dall'altro,
abbiamo un nostalgico tributo a tutte le auto del passato e l'amore per il viaggio a prescindere dalla destinazione. Ratatouille, chiunque può cucinare. Questo diceva il grande Gusteau, uno dei più grandi cuochi di Parigi, che ha aperto questo grandissimo ristorante con una quantità di stelle spaventosa, dove vige il motto chiunque può cucinare. Ed è così che un semplice ratto di fogna decide di cucinare. Ed è incredibile la storia di come un ratto di campagna possa arrivare in una cucina di Parigi e cucinare davvero. Wall-E. Il mondo è stato distrutto, l'uomo ha inquinato il pianeta in modo irrimediabile. C'è spazzatura ovunque e i Wall-E sono questi robottini pensati per ripulire finalmente il pianeta. E mentre rinasce l'ecosistema sulla Terra, gli umani se ne vanno lontani in una breve crociera di piacere, dalla quale però non sono mai tornati. E Wall-E è tutto solo, sul pianeta Terra, circondato dai ricordi di una cultura ormai passata. E in questo mondo distrutto e devastato, trovare un po' di compagnia è la cosa più bella che possa capitare a questo piccolo robottino. Up 2009. Carl Friedrich Stein è questo piccolo bambino che sogna di volare e che sogna di fare grandi cose nella vita. Ed è quello che farà. Sarà indimenticabile per i bambini dello zoo, sarà indimenticabile per la sua moglie perfetta. E tutto nella sua vita andrà perfettamente a rose e fiori. Una casa costruita con amore. Una famiglia ormai solida che non si è mai potuta formare. E una storia strappalacrime che resterà per sempre all'interno dei cuori di tutte le persone che hanno visto questo film. Ma non tutto può andar bene. E quando il povero Carl resta vedovo, ecco che l'unica possibilità per lui è essere rinchiuso in un ospizio. Non è così che lui voleva che finisse la sua vita. E così Carl decide di fuggire. Un'avventura incredibile per raggiungere quel luogo che Carl e la sua amata avevano sempre desiderato visitare. Ribelle The Brave 2012. Questa è la prima fiaba della Disney Pixar. Merida è una principessa come ogni altra principessa e è arrivato il momento di scegliere uno sposo. Il marito perfetto potrebbe essere chiunque e si presentano un sacco di principi sperando di poter vincere la mano di Merida. Viene così organizzato un grandissimo torneo. Il vincitore della prova con l'arco avrà il permesso di sposare la giovane principessa. Ma Merida è decisa a partecipare per reclamare la sua stessa mano. Inside Out. Questa è la storia più dolce che possiate mai immaginare. Parliamo semplicemente di una ragazzina, Riley, che si deve trasferire in una nuova città, farsi nuovi amici e abbandonare tutto ciò che c'era nel suo passato. Tutti possiamo capire che cosa può significare per una bambina abbandonare tutte le certezze della sua vita. E capiamo perfettamente quanto possa soffrire tutti i cambiamenti che stanno arrivando. Ma noi vedremo tutto questo dal punto di vista delle sue emozioni. Rabbia, felicità, tristezza, paura, disgusto. Un incredibile viaggio attraverso il mondo reale e il mondo di Riley. Tutto ciò che sta all'interno della testa e della psiche di Riley e tutto ciò che sta fuori. Una storia semplicissima e lineare, ma raccontata da un punto di vista che non era mai stato preso in considerazione prima. Il viaggio di Arlo, 2015. Che cosa sarebbe successo se quel meteorite che ha spazzato via i dinosauri non fosse mai arrivato? I dinosauri si sono evoluti e hanno costruito una società simile a quella degli umani. Ma gli umani, nel frattempo, hanno trovato il loro modo di esistere. E dal punto di vista dei dinosauri, non sono altro che schifosissimi animali. L'uomo non pensa, l'uomo non prova emozioni, l'uomo non sa parlare. L'uomo è una serie di riflessi e di istinti che non ha una vera anima. E quando un cucciolo d'uomo inizierà a rubare le scorte di una famiglia di dinosauri, ecco che avrà inizio una storia che ha qualcosa di meraviglioso e qualcosa di terrificante. Coco. Il sogno di Miguel è quello di diventare un musicista, così come lo era il suo idolo. Ma il nonno del povero ragazzino ha dovuto abbandonare la sua famiglia per riuscire a inseguire il suo sogno. E quella stessa famiglia è disposta a far di tutto perché non accada di nuovo ciò che ha fatto tanto soffrire la nonna.
Ma Miguel rimarrà bloccato nel mondo dei morti, nel quale rischia di sparire se non troverà al più presto un modo per scappare. Ma l'unico modo che ha per tornare nel mondo dei vivi è quello di rinunciare alla musica per sempre. Voi quali film Disney Pixar avete visto e quali vi mancano? Qual è il vostro preferito? Scegliere quale sia il miglior film della Pixar è assolutamente difficile. Molti dei film della Pixar sono fra le più grandi opere che io abbia mai visto, ma sinceramente trovo che fra le migliori ci siano Wall-E, Inside Out, Coco, Gli Incredibili, Ratatouille e Toy Story. Senza nulla togliere a tutti quanti gli altri perché sono assolutamente bellissimi.